Come va? Il mio nome è Sara Callori e oggi voglio parlarti di esposizione. Cosa c'entra l'esposizione nel creare un'attività online? Resta fino alla fine del video e lo scoprirai. A dopo! Perché voglio parlarti di esposizione? Beh, semplicemente perché come esponi le cose è molto, molto importante. Non so se hai fatto caso, ma quando entri in un supermercato o in un grande magazzino, le cose sono esposte in un modo tale da attrarti. Vanno ad attrarre la tua attenzione. E ci sono cose che sicuramente vai a cercare, che vengono invece nascoste. Ad esempio, non so se ti è capitato di cercare la Nutella al supermercato. È sempre in uno scaffale basso, in fondo, nascosto, che per trovarla devi guardare tutti gli scaffali. Non è un caso che la Nutella sia in quel posto nascosto. È fatta apposta. È una strategia di marketing, perché per poterla trovare devi guardare ovunque e quindi ti capiterà di comprare qualche altra cosa. È fatta apposta. Quindi come esponi i tuoi prodotti o servizi è molto molto importante. Beh, per quanto riguarda il mondo online, non hai un negozio da allestire, non hai degli scaffali, quindi non hai una posizione da dare ai tuoi prodotti o servizi. Però l'esposizione che te dai è come parli al tuo cliente, come imposti una pagina che deve attirare il tuo cliente, come fai un'inserzione, come fai una pubblicità. Questo è molto, molto importante. E la prima cosa che devi fare per poter fare un'ottima esposizione è capire chi è il tuo cliente. Devi fare un vero e proprio identikit del tuo cliente. Devi sapere a chi stai parlando. Perché questo? Perché utilizzerai un linguaggio tale che possa attrarre quel determinato cliente. Non puoi parlare a tutti. Ti devi rivolgere a una singola persona. Quando io guardo il video, io mi rivolgo proprio a te. A te. Io lo so chi sei. Lo so come sei fatta, so cosa ti piace, so cosa ti serve, so di cosa hai bisogno. E sì, è vero, ci sono altre persone che guarderanno il mio video, ma questo sarà esclusivamente per te. E io lo faccio esclusivamente per te. Quindi anche te, quando andrai a fare, a presentare il tuo prodotto o servizio, che sia tramite un video, tramite un libro, tramite una pagina, devi avere ben chiaro nella testa a chi ti sta rivolgendo, perché solo così potrai attrarre la sua attenzione. Beh, come sempre spero che questo video ti piaccia e che ti sia utile. Se ti piace, mi raccomando, metti un bel mi piace e condividilo con i tuoi amici, così possiamo aiutare anche loro. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al mio canale YouTube. Se stai vedendo questo video in YouTube, nell'angolino c'è la mia faccina dove puoi premere per poterti iscrivere. Se invece stai guardando in Facebook, sopra ti lascio il link. E ti lascio il link anche del mio sito internet o blog, chiamalo come vuoi. Perché lì ogni settimana faccio un articolo nuovo che sicuramente ti sarà utile. Quindi agisci e ci vediamo domani. Ciao!